Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti mostro ben 8 modi per poter guadagnare i tuoi primi 100 euro online e ti assicuro che al termine del video avrai le idee molto più chiare e sarai motivato a mettere in pratica tutto ciò che apprenderai. Devo fare però un'importante premessa: non devi avere fretta. Alcuni modi sono un po' più semplici, altri richiedono un po' più di impegno e di tempo. Il mio consiglio è quello di creare un business sostenibile nel tempo e questi primi 100 euro guadagnati online dovranno essere soltanto il primo step della scala che ti porterà al successo. E per creare un business di successo devi focalizzarti sulle 3P. P di passione, quindi devi lasciarti guidare dalla passione verso la strada del successo. P di perseveranza, perché devi imparare dagli errori e perseguire i tuoi obiettivi. P di pazienza, perché il successo non arriva da un giorno all'altro, quindi abbi pazienza. Per me successo non significa fare un mucchio di soldi, ma semplicemente raggiungere gli obiettivi prefissati, fare ogni giorno ciò che si ama, avere tempo a disposizione da dedicare ai propri cari, alla propria famiglia e alle proprie passioni e ovviamente essere economicamente indipendenti. Quindi mi presento, io sono Carrocelli e mi occupo di business digitale. Aiuto le persone a creare, gestire e far crescere il proprio business online e ad allenare la loro mente in modo da essere sempre motivati per raggiungere i propri obiettivi. Detto questo, iniziamo col primo metodo. Se vuoi guadagnare i tuoi primi 100 euro online, puoi vendere le cose che hai a casa e che non ti servono più. In questo modo otterrai due benefici che ti spiegherò tra poco. Quindi rovista nei cassetti, vai in garage, vai in cantina, racimola tutto ciò che non ti serve e che non usi da anni. Scatta delle foto e mettile su piattaforme come Vinted e Subito.it. Vinted è ideale se desideri vendere accessori, scarpe e vestiti, mentre su Subito.it puoi vendere un po' di tutto. Oltre ad avere la possibilità di guadagnare, potrai liberarti di cose che non utilizzi e fare spazio anche nella tua mente. Dico questo perché inconsciamente le cose che non utilizziamo occupano spazio in casa ma anche all'interno della nostra mente. Quindi liberandoti di questi oggetti libererai anche la tua mente da ricordi e pensieri superflui e ti concentrerai meglio sul presente. Quindi se i nostri occhi vedono troppe cose, vedono spazi disordinati, sono costretti a scannerizzare molti più oggetti e quindi di conseguenza il nostro cervello è costretto ad elaborare una quantità elevata di informazioni e questo significa un consumo più elevato di energia anche se non ce ne accorgiamo. Quindi puoi aumentare i tuoi spazi liberandoti di tutto ciò che non ti serve, che appesantisce la vista e causa stress. Quindi vendendo oggetti usati, oggetti di seconda mano, oltre ad avere la possibilità di guadagnare i tuoi primi 100 euro online, farai spazio nella tua mente e di conseguenza ti concentrerai sulle cose più importanti e che potrebbero farti guadagnare molto di più. Dunque potresti investire questi primi 100 euro guadagnati online per avviare un business incentrato sulla tua passione, ad esempio aprire un blog e guadagnare con esso. Avere un blog è un'ottima occasione per condividere i propri pensieri, passione e interessi e ancora oggi uno dei metodi più utilizzati per guadagnare online. Ad esempio, se hai un blog che parla di un argomento specifico come può essere la programmazione informatica in Laravel, Laravel è un linguaggio di programmazione, se hai un blog verticalizzato in quella nicchia lì e hai 1000 visitatori al giorno vuol dire che sei posizionato bene e che sei uno dei migliori in quella nicchia. Mentre per un blog di un magazine avere 1000 visitatori al giorno possono essere davvero pochi. Per creare un blog devi innanzitutto acquistare un dominio, ad esempio www.nomesito.it e un hosting. Io ti consiglio piattaforme come SiteGround e ServerPlan perché sono tra le migliori sul mercato e poi puoi utilizzare un CMS come WordPress e un page builder come Elementor che è uno dei migliori page builder in circolazione. Trovi comunque tutti i link in descrizione. Dunque, una volta creato il blog, per poter attirare lettori interessati devi assicurarti di creare contenuti unici di straordinaria importanza che catturino l'attenzione del lettore e che gli forniscono più valore di quanto lui si aspetti. Punta sempre sulla qualità piuttosto che sulla quantità, poi se riesci a creare tanti contenuti di qualità ancora meglio. Per scrivere un articolo potresti impiegarci anche diversi giorni, ma se creerà un ottimo contenuto, questo sarà molto apprezzato dai tuoi lettori che oltre quindi ad apprezzare l'articolo, condivideranno l'articolo con a persone che possono essere interessate a quell'argomento e di conseguenza il tuo blog riceverà più visite. Se il tuo è un blog di nicchia, a meno che tu non riceva una quantità elevata di traffico, per quantità elevata intendo migliaia e migliaia di visitatori al giorno, evita di mettere banner pubblicitari tipo quelli di Google AdSense che potranno soltanto infastidire e allontanare i tuoi lettori. Anzi, ancora meglio, anche se hai una quantità elevata di traffico,
ti sconsiglio di inserire qualsiasi tipo di banner pubblicitario perché risulteranno molto invasivi e quindi i tuoi lettori possono essere infastiditi. Devi capire che quando una persona entra nel tuo blog è un po' come se entrasse a casa tua, quindi devi metterla a proprio agio e farle trascorrere piacevolmente il proprio tempo. Magari ora ti starei chiedendo: Carlo, ma come faccio a guadagnare con un blog se mi hai detto di non inserire nessun tipo di banner pubblicitario? Ti spiego subito. Creando contenuti di valore nella tua nicchia di mercato, con il tempo ti posizionerai nella mente dei tuoi lettori e diventerai il loro punto di riferimento. In questo modo, avendo creato un buon rapporto e avendo comunque una buona influenza, loro non vedranno l'ora di fruire dei tuoi contenuti. Quindi a quel punto potrai creare prodotti da vendere, come ad esempio un ebook, oppure consigliare prodotti di terzi e guadagnare tramite l'affiliate marketing. Un problema che hanno in comune molte persone è quello di avere paura di vendere, ma si tratta di una paura totalmente infondata. Le persone non vedono l'ora di acquistare i tuoi prodotti. Tornando all'esempio del blog del programmatore informatico, potresti ad esempio creare un ebook dove scriverai, consiglierai 10 step fondamentali per diventare programmatore informatico e inserirai molte informazioni preziosissime per i tuoi lettori. Oppure magari potresti ad esempio scrivere degli articoli dove consigli degli hardware da utilizzare, oppure dei software che serviranno a creare determinate cose, ed inserire quindi link di affiliazione. Per i prodotti fisici puoi utilizzare il programma di affiliazione per eccellenza, quello più famoso, ovvero quello di Amazon, mentre per i software puoi semplicemente andare sulle piattaforme che consigli e vedere se offrono un programma di affiliazione. Solitamente questa informazione la inseriscono all'interno del footer del sito. O ancora potresti offrire e vendere le tue consulenze oppure dei videocorsi, o addirittura vendere dei ticket online per un evento che organizzerai dal vivo. Ovviamente per guadagnare con un blog devi conoscere bene il tuo mercato, la tua nicchia di riferimento, avere le competenze giuste che ti consentiranno di differenziarti e di diventare un punto di riferimento, e questo ci porta direttamente al punto successivo, ovvero guadagnare con le proprie competenze. Se ti piace scrivere, sei un copywriter, o magari ti piacciono i video e sei un video editor, o magari sei nel mondo della programmazione e sei un programmatore mobile o web, o ancora sei un grafico, ti occupi di grafica e quindi sei un UI designer o un graphic designer, oppure un social media manager, bene, anche tu allora hai le competenze necessarie per poter guadagnare i tuoi primi 100 euro online e magari 200, 500, 1000 o magari molto molto di più. Oggi queste figure sono molto molto richieste nel mercato digitale e hanno la possibilità di guadagnare comodamente da casa, e per questo non intendo che sia facile, anzi devi sicuramente impegnarti, darti da fare e indubbiamente devi essere molto bravo in quello che fai. Quindi ora vediamo sei figure professionali che sono molto richieste e se rientri anche tu tra queste puoi guadagnare i tuoi primi 100 euro online. Partiamo con il primo, il copywriter. Se sei appassionato di scrittura persuasiva, quindi orientata alla vendita, allora puoi offrire anche tu i tuoi servizi. Un copywriter può scrivere diversi tipi di testo, come articoli per blog aziendali in ottica SEO, testi per prodotti di e-commerce, oppure pagine di vendita, o ancora testi per inserzioni pubblicitarie o magari email di vendita, e può arrivare a guadagnare anche diverse centinaia, se non addirittura migliaia di euro per un singolo testo. Io ad esempio, siccome ho bisogno di delegare una buona parte del lavoro, quando mi occorrono dei testi o degli articoli per dei clienti mi affido a Fabiana, una ragazza che ho conosciuto su Fiverr, che scrive diversi tipi di testi, collaboriamo già da diversi mesi ed è davvero una persona molto in gamba. Quindi puoi iscriverti anche tu a piattaforme come Fiverr, Upwork o Freelancer, dove puoi offrire i tuoi servizi. Queste piattaforme sono dei veri e propri marketplace dove si incontrano domanda e offerta. Infatti da un lato ci sono dei professionisti che come te offrono i propri servizi, mentre dall'altro privati ed aziende sono alla ricerca di figure professionali alle quali affidare dei lavori, e queste piattaforme sono state utilizzate tantissimo, soprattutto dopo la pandemia. E quindi da qualche anno a questa parte, appunto soprattutto dopo la pandemia, c'è stata l'esplosione dei social media, quindi sempre più persone, professionisti ed aziende hanno iniziato a comunicare online e soprattutto ad introdurre video nella propria comunicazione, quindi caricando appunto video sulle proprie pagine social o su YouTube. E non per forza chi registra i video è la stessa persona che si occupa anche del montaggio e dell'editing. Quindi chi registra il video spesso si rivolge a dei freelancer, dei professionisti che si occupano soltanto del montaggio e dell'editing. Ad esempio molti YouTuber non si occupano in prima persona del montaggio dei video, dell'editing dei video, ma si affidano ad altre persone, a freelancer trovate sulle piattaforme dette prima come Fiverr, Upwork o Freelancer, in modo da poter delegare questa parte del lavoro e concentrarsi
concentrarsi sulla produzione dei contenuti. Quindi ipotizziamo che tu venga contattato da uno youtuber e questo ti affidi il montaggio di uno o più video, e a seconda della complessità, dal tuo livello di esperienza o appunto dal numero dei video, potrai chiedere cifre a partire dai 15-20 euro fino ad arrivare addirittura a 80-100 euro. O anche molto di più. Io ad esempio, quando ho bisogno di editare dei video, mi affido a Francesco, un ragazzo che ho conosciuto sempre su Fiverr, che appunto offre servizi di video editing, e collaboriamo già da diversi mesi. Prima di proseguire, se il video ti sta piacendo, ti invito a mettere like, iscriverti al canale ed attivare la campanella. Un'altra figura molto richiesta oggi è il programmatore informatico. Questa figura può sviluppare soluzioni sia lato web che lato mobile, quindi anche le app. Negli ultimi anni il mercato delle app è cresciuto a dismisura e quindi sempre più aziende sono alla ricerca di programmatori da inserire nel proprio organico oppure ai quali affidare i propri lavori. Io stesso, ad esempio, per creare la mia app WoodNow mi sono rivolto ai programmatori trovati online sul web, non essendoci visti di persona nemmeno una volta. Quindi se sei un programmatore informatico puoi davvero trovare dei clienti online, e anche in questo caso piattaforme come Fiverr, Freelancer e Upwork sono ideali, anche se esistono numerosissimi gruppi Facebook ai quali puoi iscriverti, che sono dei veri e propri marketplace dove puoi trovare potenziali clienti che ogni giorno pubblicano degli annunci. Puoi anche iscriverti a Stack Overflow, che se non lo sai è una sorta di forum online dove gli utenti chiedono aiuto in merito a problemi tecnici sulla programmazione. Quindi puoi rispondere alle domande di persone che hanno riscontrato un problema che magari tu sei in grado di risolvere. La risposta migliore può essere votata facendo aumentare la reputazione dell'utente iscritto, e questo si traduce in maggiore visibilità ed autorevolezza, ed è sicuramente un modo valido per dimostrare le proprie competenze aiutando gli altri. Magari all'inizio non troverai dei lavori grandi ma un po' più piccoli, come ad esempio qualcuno che sta cercando di risolvere un problema nella pagina checkout del proprio e-commerce, e a seconda appunto della gravità del problema puoi chiedere da poche decine fino a diverse centinaia di euro. Oppure magari se sei un programmatore un po' più esperto potresti condividere le tue competenze e la tua conoscenza ed essere contattato da altri programmatori e vendere una consulenza. Poi ci sono coloro che come me creano siti utilizzando CMS come WordPress e Page Builder come Elementor, anche non conoscendo nulla di programmazione o magari poche cose sulla programmazione come linguaggi HTML e CSS. A mio parere coloro che creano siti in WordPress ed Elementor devono avere un buon gusto estetico, un ottimo gusto estetico e le giuste competenze tecniche per poter creare dei siti mozzafiato. Secondo una statistica recente, WordPress è utilizzato da circa il 43% dei siti web di tutto il mondo. Puoi anche eventualmente offrire dei servizi collaterali come ad esempio la gestione del sito oppure la risoluzione di piccoli problemi, e a seconda della gravità puoi chiedere sempre da alcune decine fino a qualche centinaio di euro. Quindi se sei anche tu un programmatore puoi iscriverti a queste piattaforme e seguire i consigli che ti ho appena detto per poter guadagnare i tuoi primi 100 euro online. Passiamo ora alla prossima competenza. Se ti occupi di grafica hai anche tu la possibilità di trovare clienti online e collaborare con altri professionisti ed aziende. Infatti coloro che hanno un ottimo gusto estetico e hanno la capacità di creare una forte comunicazione visuale sono molto ricercati e hanno la possibilità quindi di trovare clienti online. A seconda di ciò che fai, della tua specializzazione, potresti trovare diversi sbocchi. Esiste la figura del UI designer, user interface designer, che è colui che si occupa della parte visuale di un prodotto, di un servizio, di un brand. L'UI designer ha un buon gusto estetico e ottimizza lo stile visivo di un sito web o di un'app, rendendoli facilmente fruibili e navigabili e quindi migliorando l'esperienza dell'utente. Infatti il suo compito è quello di perfezionare i più piccoli dettagli di un sito o di un'app, come font, colori, immagini, layout, menu, pulsanti e così via. Lavoro a stretto contatto con l'UX designer, ovvero user experience designer, che è colui che si occupa di progettare l'intera struttura di un sito web, di un e-commerce e di un'app, focalizzandosi su rendere l'esperienza degli utenti priva di attriti e quindi aiutarli ad aggiungere facilmente il loro obiettivo sulla piattaforma. Ad esempio, hai mai navigato su un sito web che ti ha offerto un'esperienza terribile? Beh, in quel caso chi ha progettato il sito web non si è preoccupato di creare un'ottima esperienza per gli utenti. Se invece non sei un UI designer ma ti occupi sempre di grafica, quindi ad esempio crei thumbnail per YouTube, grafiche per social media, loghi, brochure e via discorrendo, anche tu hai una buona possibilità di guadagnare online i tuoi primi 100 euro. Quindi anche per questi casi appena mostrati puoi utilizzare le piattaforme
che abbiamo visto prima, come Fiverr, Upwork, Freelancer o altre piattaforme simili, o condividere i tuoi lavori di grafica sui tuoi canali social in modo da aumentare la visibilità e di conseguenza avere la possibilità di essere contattato. Quindi, se ad esempio condividi i tuoi lavori sui social, puoi aumentare la possibilità di essere contattato e magari un social media manager potrebbe contattarti per ingaggiarti e assegnarti dei lavori dei caroselli da creare per i propri clienti. A seconda appunto del lavoro da fare e del numero di grafiche da fare, puoi chiedere dai 15-20 euro a grafica o fino ad arrivare a 100 euro per un pacchetto di grafiche. Quindi, restando sempre in tema social, un'altra figura che esplose negli ultimi anni è quella del social media manager, ovvero colui che si occupa della strategia dei contenuti dei canali social di un'azienda o di un brand o di un personal brand. Il suo obiettivo è quello di comunicare ciò che l'azienda ha da dire e migliorare la sua visibilità sui canali social e quindi aumentare anche il coinvolgimento degli utenti. Questo però deve essere parte di una strategia più ampia che comprende altri aspetti del digital, come la lead generation, avere un sito web efficace, creare campagne pubblicitarie di influencer marketing e via discorrendo. Nel corso del tempo però questa figura si è evoluta. Un social media manager deve avere diverse competenze trasversali per poter affrontare il suo lavoro. Deve avere una buona capacità di fare storytelling, un buon occhio per il design, sapere analizzare ciò che funziona e cosa no, creare campagne di advertising, montare video, creare grafiche e così via. Se desideri intraprendere questo percorso, quindi quello del social media manager, oltre che formarti online puoi fare delle consulenze con degli esperti, che puoi fare anche con me, basta contattarmi e ci organizziamo, ma ti consiglio anche di partire dalla tua pagina social, quindi rendere il tuo feed Instagram ad esempio armonioso e accattivante e renderlo quindi piacevole agli occhi dei visitatori. Potresti magari iniziare proponendo ad un conoscente, un amico, un familiare che ha un'attività la gestione delle sue pagine social gratis in modo da fare esperienza. Oppure, se hai una passione, puoi condividere dei contenuti di valore sulla tua pagina o su un'altra pagina ad hoc creata appunto per questa passione in modo da creare un pubblico intorno. In questo modo attirerai l'attenzione anche di quelle persone che sono rimaste colpite dal tuo modo di gestire e far crescere un canale social e quindi ti contatteranno per farsi gestire i propri canali social, proprio come è capitato a me. Infatti, nel lontano 2015, avendo intuito che i social erano il futuro, avevo proposto alla palestra dove mi allenavo di gestire i canali social in cambio dell'abbonamento in palestra. Dopo un po' di tempo, Giovanni, uno dei due soci della palestra che offriva anche servizi di personal training, mi chiese di farsi gestire la pagina Facebook. All'epoca Instagram non era ancora così in voga e ci accordammo per il modico prezzo di 25 euro al mese dopo un'intensa e discussa trattativa. Praticamente nulla. Dopo qualche tempo aprì la mia pagina su Instagram e quella del mio brand What Now e altre pagine a tema in modo da farle crescere e ad acquisire esperienza. Quindi man mano alcuni conoscenti, persone mi contattarono per farsi gestire i propri canali social, la propria pagina Instagram, ed iniziarono così ad arrivare i primi clienti anche grazie al passaparola. Quindi potresti proprio fare così, formandoti, facendo pratica con i tuoi canali o quello degli altri e man mano fare esperienza e farti quindi spazio in questo settore. Puoi anche condividere sui tuoi canali social ciò che stai imparando, il tuo percorso, in modo da farti conoscere, aumentare la visibilità ed acquisire autorevolezza in questa nicchia. E magari un giorno, proprio grazie a questi consigli che ti sto dando, potresti acquisire tanti clienti in Italia ma anche all'estero e quindi diventare un social media manager internazionale. Ma per diventare internazionale e quindi acquisire anche clienti all'estero dovrai parlare più lingue, e questo ci porta direttamente al prossimo punto, alla prossima ed ultima competenza, che è sicuramente una competenza valida per poter guadagnare online, ovvero colui o colei che è esperto di lingue. Infatti, se parli più lingue, se sei un esperto di lingue, puoi offrire i tuoi servizi come lezioni di inglese oppure traduzioni di testi dall'inglese all'italiano e viceversa. Io ad esempio ho fatto delle lezioni online con un'insegnante trovata su Preply e quindi potresti fare anche tu lo stesso, ovvero iscriverti come insegnante a Preply e offrire i tuoi servizi. Su Preply ci sono insegnanti che prendono 5-10 euro all'ora fino ad arrivare anche a 100 euro per un'ora di lezione. Quindi potresti fare anche tu lo stesso, iniziare con un prezzo un po' più basso, acquisire clienti, le prime recensioni e man mano aumentare i prezzi. O ancora, per la traduzione di testi abbastanza lunghi, mi affido a Luca, un ragazzo che ho conosciuto sempre su Fiverr e con il quale collaboro già da qualche anno. Quello che mi piace di Luca è che consegna il lavoro entro 24 ore fino a 1000 parole senza peccare mai di qualità. Anche qui su queste piattaforme vale lo stesso discorso: inizia con prezzi un po' più bassi per poi man mano aumentare il prezzo dopo aver acquisito i primi clienti e recensioni. Quindi, facendo un recap, ti ho mostrato come guadagnare i tuoi primi 100 euro online vendendo oggetti che non usi più, condividendo i tuoi interessi e passioni su un blog e attraverso sei competenze molto richieste nel mercato digitale,
ovvero copywriter, video editor, graphic designer, esperto di lingue, social media manager e programmatore, anche se non l'ho detto nell'esatta sequenza, sono comunque queste le competenze. Sai cosa bisogna fare per avere maggiore visibilità online? Far conoscere e affermare il tuo personal brand. Il personal brand è l'elemento che ci contraddistingue, è l'insieme delle percezioni che le persone hanno di noi, sia in ambito personale che professionale. Punto di intersezione dei nostri valori, delle nostre competenze, del nostro percorso con quello delle altre persone. Dobbiamo essere capaci di vendere noi stessi, di fare marketing su noi stessi, fare in modo che ciò che pensiamo, diciamo e facciamo venga percepito in modo positivo dagli altri, e quindi dobbiamo avere una buona influenza su di loro. Se hai una buona influenza sulle persone che ti seguono, puoi vendere i tuoi prodotti e servizi con maggiore facilità, perché hai già creato una base di fiducia condividendo contenuti di estremo valore, nei quali hai lasciato trasparire la tua storia, le tue credenze e i tuoi valori. Bene, con questo siamo arrivati alla fine di questo video. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like, a condividere, a commentare, a iscriverti al canale e ad attivare della campanella, ma soprattutto mettere in pratica ciò che hai appreso. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!